Eccoci col secondo stampo. Intanto ricordatevi di controllare il cioccolato se l'avete lasciato sul fuoco, che ormai si starà sciogliendo. E partiamo. Sempre 5 g di cioccolato bianco. Sopra andremo a mettere altri 5 g di cioccolato fondente, sempre con la nocciola. Allora, vi do un consiglio importante. Per fare i cioccolatini ricordatevi che deve essere freddo, nel senso che l'ideale è che ci siano 18, massimo 20 gradi dell'ambiente dove li state facendo. E dopo andranno conservati sempre a una temperatura di massimo 18-20 gradi. Non metteteli mai in frigo, se non adesso che li stiamo facendo, perché altrimenti si rovineranno e prenderanno l'umidità del frigo e si divideranno. Teneteli sempre a questa temperatura. Se dovesse fare troppo caldo, diminuite un po' la quantità della nocciola, soprattutto nell'impasto del cioccolato bianco. Abbiamo finito. Devo dire che con la dose siamo stati proprio precisissimi. Anche questo lo sbattiamo sul tavolo e lo mettiamo in freezer insieme all'altro. Poi andiamo a vedere se si è sciolto il cioccolato bianco che è rimasto sul fuoco. Ecco il nostro cioccolato bianco perfettamente sciolto. Ok, andiamo ad aggiungere il pistacchio. Mettiamolo sempre sulla bilancia e in questo caso mettiamo 45 g di pistacchio. Mescolate l'impasto, il cioccolato bianco e pistacchio, per amalgamarlo bene. E poi versate tutto nella solita ciotolina di prima e cominciate a riempire gli stampi. Bello, e anche questo fa un profumo. Senti che roba. Mamma mia. Intanto preparate 120 g di cioccolato fondente. Lo spezzettate e lo andiamo a mettere a bagnomaria come abbiamo fatto prima. Andiamo. E intanto riempiamo i nostri stampini con il cioccolato al pistacchio. Questa volta faremo prima, perché riempiamo lo stampino per intero, non dobbiamo fare bicolore. Quindi, una alla volta, andiamo a versare il cioccolato dentro il buco dello stampo. Quasi fino alla fine. Ecco fatto. Ultimo buco. Quindi pareggiamo la cioccolata sbattendo lo stampo sul tavolo e mettiamo in frigo. E proseguiamo col secondo stampo. Possiamo anche aspettare e mettere in freezer tutti e due insieme. Questo stampino è molto carino, guardate l'effetto. Una alla volta riempiamo anche questo. E adesso mettiamo tutto in freezer. Dovremmo aspettare circa mezz'oretta perché si rapprendano tutti i cioccolatini. Adesso controlleremo che quelli che sono in freezer probabilmente saranno già pronti per essere riempiti. Controlliamo la nostra cioccolata. Eccola che è sciolta. Siamo pronti per l'ultimo strato di cioccolato. Mescoliamo bene. Prendiamo la nostra bilancia. Il nostro cioccolato. E mettiamo 60 g di nocciola. Eccoci qua, siamo arrivati a 60. Guardate che meraviglia. E adesso mescoliamo. In modo che diventi
densa e cremosa. Eccola qua. Anche in questo caso sentite il profumo, buonissimo. Ecco, guardate che meraviglia, guardate com'è bella cremosa e profumata. Questa crema è buona da mangiare anche così, solo nocciola e cioccolato, senza latte e senza glutine ovviamente. Se la lasciate a temperatura ambiente, domani la troverete bella cremosa e la potete mangiare o da sola o su un biscotto. Beh, in questo caso ci sarà il glutine, però sarà buonissima. Ecco qua, i nostri cioccolatini in freezer, guardate come sono intensiti. Però vedete che si stanno già indurendo. Ora riprendiamo i nostri due dove avevamo messo il cioccolato bianco. Così andiamo a mettere l'altro strato di cioccolato fondente. Rimettiamo tutto sulla bilancia, riprendiamo la nostra ciotola dove abbiamo messo il cioccolato fondente e rifacciamo il giro per ogni buco 5 g di cioccolato. Stavolta dobbiamo essere un po' più veloce perché altrimenti si congelerà il cioccolato ancora prima di aver finito di riempire il buco. Quindi 5 grammi una volta, uno dietro l'altro, fino alla fine. Dopo rimetteremo gli stampi in freezer e fra un'oretta lì potremo sformare, anzi stampare. Primo stampo finito, sbattiamo sul tavolo e rimettiamo in freezer e andiamo col secondo. E anche stavolta in fretta, 5 grammi a stampo. Anche se in realtà adesso potete anche andare a occhio e arrivare quasi fino all'orlo dello stampino. Ecco fatto, ultimo buco, finito. Riempiamo un po' qua che mi sembra che ce n'è poco. Sbattiamo lo stampo e mettiamo in freezer. Mettiamo un'oretta e tiriamo fuori tutto.